Ciao a tutti, io sono Carla. Oggi ti propongo una torta tutta mele e poco impasto, semplicemente deliziosa, facilissima da fare. Rimane cremosa all'interno e croccante all'esterno perché ho messo delle mandorle tagliate a lamelle. Vieni con me in cucina, prepariamole insieme. Sbuccio le mele, queste sono un chilo, e le taglio a fettine. Le fette dovranno essere molto sottili, puoi tagliarle con un coltello oppure con la mandolina. Le mele sono pronte, le metto via un attimo e preparo l'impasto. Rompo 3 uova medie in una terrina. Aggiungo 100 g di zucchero, un pizzico di sale, un cucchiaino del mio estratto di vaniglia fatto in casa, se preferisci puoi mettere della cannella. Grattugio la scorza di un limone non trattato. Sbatto il tutto con una frusta. Metto 30 g di burro fuso a bagnomaria. Il burro ovviamente adesso è leggermente tiepido oppure a temperatura ambiente. Verso anche 130 g di latte. Sbatto il tutto con la frusta. A questo punto setaccio 100 g di farina 00 e 8 g di lievito per dolci. Lavoro il tutto con la frusta. La cosa fondamentale è che sia un impasto senza agrumi. Se sei celiaco, puoi sostituire la farina 00 con della farina di riso. È arrivato il momento di aggiungere le mele. Mescolo bene le mele all'interno del mio impasto liquido. Con delicatezza, senza romperle eccessivamente. La cosa importante è che tutte le fette di mele siano coperte dall'impasto. Ho imburrato ed infarinato i bordi di una tortiera diametro 22 cm e coperto con carta forno la base. Ci verso il composto all'interno e a questo punto lo sistemo compattandolo bene. Livello bene le fettine di mela. Io amo anche l'effetto croccantezza di questa torta, quindi metto anche delle mandorle a fettine sulla superficie. Ne ho messe circa 40 grammi. È arrivato il momento di infornare nel forno già caldo statico a 170 gradi per circa un'oretta. Ed ecco la torta tutta mele profumatissima, la lascio freddare completamente. Una volta fredda, controllo che si stacchi bene dai bordi, tolgo l'anello della tortiera e adesso prova assaggio. Tagliamo la torta. Questa è una torta deliziosa anche fredda, quindi puoi conservarla in frigorifero. Guarda quanti strati fantastici di mele. Se la ricetta ti è piaciuta, fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Iscriviti al canale se ti piacciono le mie ricette e non sei ancora iscritto. E attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Cremosa, delicata, davvero particolare.
Provala e fammi sapere. Ciao e alla prossima ricetta!